diversi investitori. È bene dire, Presidente, che anche qui in Senato è stato fatto il possibile ed è per questo che oggi noi siamo d'accordo all'approvazione conforme di questa norma, perché anche qui abbiamo portato a 6 mesi il tempo in cui si può accedere ai rimborsi automatici. Il non accedere ai rimborsi automatici non preclude niente, perché ci dà la possibilità, sempre dà la possibilità ai risparmiatori di accedere alle procedure ordinarie o all'arbitrato. Ho finito, Presidente, noi voteremo questo decreto perché pensiamo che sia un giusto passo che va a risarcire i risparmiatori e a consolidare il sistema bancario. Devo ripetere ancora una volta che però questo nulla ha a che vedere con la nostra ferma volontà di andare avanti sull'accertamento delle responsabilità anche in una sede parlamentare con un'apposita Grazie. commissione d'inchiesta. Grazie deputato Tancredi. Adesso do la parola al deputato Giovanni Paglia, prego. Grazie Presidente. Ma ogni debito, tutti i debiti, sono una catena. Noi dobbiamo immaginare che da un lato di questa catena ci siano le banche e dall'altra ci siano le famiglie e le imprese di questo Paese. Quindi dobbiamo sempre ricordare che quando diciamo che sul lato delle banche ci sono sofferenze, intese come crediti che non vengono ripagate, dall'altro lato ci sono sempre, invariabilmente, sofferenze sociali. Da una parte c'è un buco nel bilancio della banca, che certo è un problema, perché si tratta della stabilità finanziaria del sistema e quindi del Paese, ma dall'altra c'è una famiglia che è in procinto di perdere la casa in cui vive, o un'impresa costretta probabilmente a chiudere i battenti con tutto ciò che questo significa. Questa è la realtà che noi abbiamo alle spalle, questo è ciò che abbiamo attraversato negli ultimi anni, questa è l'eredità di una crisi che il sistema politico italiano non ha saputo affrontare correttamente. Davanti ad una situazione del genere, presa questa consapevolezza, cosa dovrebbe fare lo Stato? Io credo che dovrebbe preoccuparsi soprattutto di chi rischia di perdere la casa in cui vive e dovrebbe preoccuparsi delle imprese che rischiano di fallire. Dovrebbe soprattutto affrontare il tema del rapporto fra sistema del credito e sistema produttivo, cercando di tutelare il sistema produttivo e le famiglie di questo Paese e lì investire le proprie risorse. Di chi invece si preoccupa il governo italiano con questo ennesimo provvedimento sulle banche? Si preoccupa appunto esclusivamente della salute degli istituti di credito e cerca di risolvere il problema delle sofferenze permettendo di espropriare più facilmente case e beni strumentali delle imprese e di venderle più rapidamente. Cioè il tentativo è quello di dire, dal momento che si sono creati o si rischiano di creare buchi, voragini nei bilanci delle banche, le banche abbiano la possibilità di rifarsi con grande rapidità su famiglie e imprese. Noi riteniamo che sia esattamente il contrario di ciò che andava fatto. Esattamente il contrario di ciò che andava fatto. Come agisce quindi? Agisce inserendo il pegno immobiliare non possessorio. Cos'è il pegno immobiliare non possessorio? Significa che da domani, quando un'impresa andrà in banca a chiedere un fido, a chiedere uno scoperto di conto, a chiedere un castelletto, a chiedere un mutuo, la banca gli chiederà di firmare una clausola accessoria, una clausola che prima non c'era, con cui l'impresa si impegna, su un contratto scritto evidentemente dall'istituto di credito, con clausole che scriverà l'istituto di credito, visti i rapporti di forza fra banca e impresa in momenti di credit crunch, dirà che qualora le cose non vadano, non si dovrà più andare in un tribunale, ma semplicemente la banca potrà prendere i beni strumentali di quell'impresa, potrà prendere il magazzino, potrà prendere i beni non venduti, potrà prendere persino i marchi e persino i brevetti. Ora voi immaginate le famose start-up di questo Paese che nel momento in cui nascono già firmano il fatto che al primo momento di tensione finanziaria, se avranno prodotto qualcosa di valido, marchi o brevetti che siano, la banca va, bussa e se li porta via, al valore che ha lei determinato. E per di più, anche qualora quell'impresa dovesse fallire, dato che il pegno non possessorio interviene prima del fallimento, non ci saranno più le risorse per i lavoratori e per i fornitori che oggi erano tutelate prima dei crediti delle banche,
prima arriverà la banca e se resta qualcosa, imprese e lavoratori. Gli stipendi e il TFR dei lavoratori dopo gli interessi del sistema bancario. Questa è una rivoluzione in negativo di anni di civiltà giuridica nel nostro Paese. Patto Marciano, questo era l'articolo 1. Articolo 2. Tu impresa vai in banca e ti viene proposto questo, anche sui debiti che tu già hai, di mettere a pegno aggiuntivo il capannone, o se non hai il capannone la seconda casa di un parente, o magari la casa in cui vive tuo figlio, che risulta essere una seconda casa. E ti viene detto che se per 9 mesi rimani scoperto sul fido, per esempio, perché si può fare anche sui fidi e non solo sui mutui, la banca può venire e prendersi quella casa, subito, di fatto, senza passare anche qui da un tribunale, senza passare da un fallimento. E voi immaginate che l'uno provvedimento, il patto non possessorio, e l'altro, il patto Marciano, possono essere inseriti anche su crediti già in sofferenza. E poi ceduti. Cosa significa questo? Significa che quelle clausole possono essere inserite ad imprese già in difficoltà, un minuto dopo vendute a fondi avvoltoi o magari stranieri di quelli che si occupano solo ed esclusivamente di recuperare questi crediti, che un minuto dopo averli presi per pochi soldi nelle loro mani verranno a bussare e a dire adesso io ho il diritto di prendermi capannone, macchinari, magazzino. Questo è ciò che si sta approvando con questo decreto, questo e non altro. E lo si fa con la faccia tosta di dire che questo serve a dare più possibilità alle imprese di ottenere credito. Questo decreto non dà più possibilità alle imprese di ottenere credito. Rischia di mettere a repentaglio un pezzo di tenuta produttiva del Paese. Un pezzo di quel sistema imprenditoriale che ha resistito ad anni e anni di crisi, ma accumulando certo tensione con le banche, accumulando problemi nei pagamenti, accumulando ritardi. Ora che forse potrebbe esserci uno straccio di ripresa, anziché essere accompagnato a coglierla, è messo ulteriormente nelle mani di istituti di credito che per far fronte alle loro difficoltà di bilancio andranno a farsi restituire tutto fino all'ultimo centesimo. Articolo 4, modifica delle procedure giudiziarie. Hai delle difficoltà a pagare il mutuo della casa? Bisogna accelerare la possibilità che tu più rapidamente venga messo fuori da quella casa. Perché la casa deve essere restituita per essere venduta alla banca. Alla banca, perché queste procedure vengono accelerate solo per chi ha problemi con le banche, non anche per gli affittuari. Cioè, tu sei un anziano che affitta la seconda casa su cui paga un IMU da salatissima e hai fatica ad incassare le rate d'affitto, tutto come prima, 7 anni, quello. Se tu sei una banca e hai difficoltà e devi incassare rate di mutuo, allora tu banca, per te c'è l'accelerazione. Cioè, si vanno 2 binari in questo Paese, violando il principio costituzionale di uguaglianza. Chi ha debiti, catene con le banche, deve essere liquidato. Chi ha debiti con altri, si va avanti come prima. E poi c'è il coraggio di dire che questo non è un decreto fatto a uso e consuma e su dettatura del sistema bancario. Infine, si va a trovare una parziale soluzione per quei risparmiatori che sono stati massacrati dal decreto di novembre, quello che ha messo in risoluzione le banche, le vittime del bail-in anticipato, diciamo così. Lo si fa dopo che anche la Banca d'Italia comincia ad ammettere che c'erano alternative alla risoluzione delle banche, che poteva intervenire in qualche modo il fondo di tutela dei depositi, quello che allora si è detto non poteva intervenire. Adesso qualcuno comincia a dire che addirittura si può intervenire attraverso capitale pubblico per ricapitalizzare le banche, che questo non è vietato dalla normativa europea vigente adesso. Allora fu negato tutto perché il governo, evidentemente sottovalutando la situazione, volle tentare l'esperimento sulla pelle dei risparmiatori per vedere l'effetto che fa, evidentemente. Ora una parte di quei risparmiatori viene detto, in effetti abbiamo sbagliato, vi restituiremo l'80% di quello che avete perso senza passare né da arbitrato né da tribunale. Lo si fa per quelli truffati? No, lo si fa per quelli che stiano sotto determinati parametri di reddito
che abbiano comprato quelle obbligazioni prima del 12 giugno 2014 e che non le abbiano comprate sul mercato secondario, cioè le abbiano comprate direttamente da quelle banche e non da altre, non si capisce il perché. L'80%, cioè si riconosce un errore ma si rimborsa parzialmente e si fa una cosa codarda e che in democrazia non andrebbe fatta. Si dice vuoi il 100%? Fai l'arbitrato, ma non ti dico come, nonostante avessi scritto nella legge che te lo dovevo dire entro 90 giorni da novembre e siamo a giugno. Non ti dico come e intanto ti dico che però se ti accontenti dell'80%, entro poche settimane da adesso devi prendere quella via, senza nemmeno sapere quale sarebbe il tuo diritto. Uno Stato che metta le persone nella condizione di scegliere fra due strade, senza nemmeno indicargli quale può essere la strada migliore, parlando di persone riconosciute come truffate, è uno Stato disonesto. Ed è uno Stato che non fa quello che va fatto. Di questo la responsabilità però è solo del governo che è venuto qui, ha messo la fiducia, non ha voluto discutere, ha tenuto questo decreto 40 giorni al Senato in piena campagna elettorale pensando che si parlasse d'altro, e qui ha messo la fiducia e ha chiuso la discussione. Grazie. La ringrazio. Deputato Paglia, adesso do la parola alla deputata Sandra Savino. Prego. Grazie Presidente. Signora Presidente, onorevoli colleghi, oggi intendiamo rivolgerci direttamente ai cittadini italiani ed in particolare a tutti quei risparmiatori truffati dalle banche fallite. Quelle banche a cui il governo è stato particolarmente vicino, ma sicuramente non dalla parte dei risparmiatori. Le banche sono state al centro dell'attività dell'ultimo anno e mezzo dell'esecutivo guidato da Renzi, oggetto di interventi necessari ed urgenti, perlomeno sulla carta, dato l'utilizzo smodato che è stato fatto dello strumento del decreto legge. La straordinaria operosità in tema bancario si spiega innanzitutto con